orizzontale o verticale? Tu di che formato sei? QG, io sta cosa del verticale ancora non ho digerita. Perché sei un boomer e non t'adegui. Non fai il vecchio che si ostina a rifiutare i cambiamenti. Ma quale boomer? Ma pure TikTok se va adeguare all'orizzontale. Dico qualche cazzo ora, di no? E basta con sta volgarità, ci stanno a feedbackate continuo. E sembra che al posto della bocca c'è una fogna. Mamma mia, sono diventati tutti sensibili. Se può di più un ca, non se può di più niente. Fatevi la risata, che l'ora di oggi ne è quella di domani. Qui stiamo a parlare di cose serie. Lì fuori c'è gente che quando registra in verticale chiude l'occhio, fa la schiuma dalla bocca, c'ha sfoghi cutanei dappertutto. Questo è un tema delicato. Io schiumo, ammazza se schiumo. Fammi cominciare. Analizziamo il contesto del momento. Con l'avvento degli smartphone e dei social, la verticalità in alcuni filmati è diventata obbligatoria. Una maniera di registrare che per noi professionisti del settore, specialmente nei piattempati, diciamoci la verità, ha fatto un po' storcere il naso. A me più che storcere il naso mi ha fatto proprio roder culo. Quando si parla di aspect ratio, i punti da analizzare sono molti, che vanno dall'estetica ai contenuti. Raccontare una storia attraverso un video significa trasmettere un messaggio, un'emozione e una narrazione. In questa feroce battaglia dello storytelling si fronteggiano due figure, il tradizionale formato orizzontale e l'ormai affermato verticale. Oh, di qua, guarda sta cagata. Ma che vuoi? Di qua, guarda! Allora? Mazze monnezza. Ma tu sto di non puoi mettere Moby Dick dentro una boccia di pesce rosso. Vabbè, sta cosa esiste e tocca affrontarla. Dai, torna qua avanti. Dai, va. Ogni giorno i creatori di contenuti devono determinare il destino del loro messaggio, scegliere il formato orizzontale, che è la storia, è la tradizione, è roba che ti fa gode quando ce lavori, o il formato verticale, ora in discusso dei social media. Eh sì, inventamosi l'obliquo, eh? Buono per chi c'è il torcicollo. Ma il futuro dello storytelling è in bilico? Tu di che formato sei? Mamma mia, che incagliero che sei! Dacci un punto di vista! Ma non attaccar pippone come fanno tanti paraguru che stanno sui social. I pro dell'orizzontale sono indiscutibili. Si adattano meglio al campo visivo umano, regalando una visione più naturale e coinvolgente. Ecco, hai detto tutto. Se ne potremo pure andare. E fammi continuare. L'orizzontale è associato alla qualità cinematografica, conferendo un aspetto professionale al lavoro. Qualità. A volte dobbiamo fare certe monnezze. I contro dell'orizzontale sono chiaramente le limitazioni che si hanno sui vari dispositivi mobili, in quanto le app più gettonate usano la verticalità. Siamo così deficienti che per girare il telefono abbiamo bisogno del tutorial. Molte piattaforme social sono progettate per la verticalità, le quali molto spesso premiano questo tipo di contenuti. Ma è una questione di buonsenso. Il verticale va bene per quattro storie su Instagram e per TikTok, ma quando devi fare sul serio? Col verticale perdi il senso, la magnificenza della prospettiva. E il buco nero di Interstellar diventa un buco del culo. E lo so, ma la maggior parte delle persone guardano i contenuti nei loro smartphone in verticale, dove la visione è più immediata e senza interruzioni. Scrolli, 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 ma che cazzo di scrolli? C'hai il campo visivo di un minion? Ma tagliamo le ste dita. Un influencer che crea contenuti di storie su TikTok chiaramente predilige la verticalità per massimizzare l'engagement del proprio pubblico. È chiaro che la rapidità e la facilità di saltare da un video all'altro è più adatta al verticale che all'orizzontale. Sì, ma quanta monnezza ci sta? Quante cose ripetute? La solita solfa. Ne monnezza tanta. Qui tocca passa a ponte, sta mala deriva. Fai un video verticale per una ti ritrovi a registrare solo obelischi, in quadro tentano solo quelli. Bisogna imparare il giusto utilizzo dei vari formati. Per quanto mi riguarda, il verticale funziona moltissimo nella breve durata, nella rapidità di mandare un messaggio. Sì, ma curamoli sti contenuti, se no si ritroviamo solo con tette, culi e cazzabuboli qualunque. La verità è che entrambi i formati possono coesistere. Ormai le piattaforme si stanno adattando tutte per utilizzare sia il formato orizzontale che il formato verticale, riconoscendo i benefici di ciascuno. Secondo me lo storytelling non dipende dalla supremazia di uno o dell'altro formato, ma dalla capacità di utilizzare entrambi in modo strategico per massimizzare l'impatto del messaggio. Chiaramente i contenuti sono la base di una storia, non vale fare video a cazzo. In un mondo in continua evoluzione, l'adattabilità e la versatilità sono le chiavi del successo. Sì, ma smettiamola di seguire fregnacciari, guru, paraguru, che alimentiamo solo a likes. Una mela marcia ne guasta 100 buone. Sì, vabbè, ma per stavolta fatemi eccezione. Mettete like a sti due paraguru.